Grazie Presidente, io voglio intervenire su questo ordine del giorno che si riferisce in particolare al corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana. Io voglio intervenire perché è un omaggio che si deve al corpo, è un omaggio che si deve alle donne, proprio perché, come è stato ricordato, è la prima volta nella storia d'Italia che il corpo ha un riconoscimento dato proprio dall'esperienza sul campo. Leggerò l'ordine del giorno perché è importante che vengano messi in evidenza i vari passaggi e non vorrei dimenticarne nessuno, proprio per il rispetto che voglio che venga dato a questo corpo e alle donne in generale. La storia delle infermiere volontarie è strettamente legata alla storia d'Italia e in modo particolare alla storia di Roma. A Roma, nel 1908, presso l'ospedale militare del Celio, risale la fondazione del corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, con il primo corso per infermiere patrocinato dalla regina Elena. È evidente l'impegno sociale delle donne sui campi di battaglia, di cui si rintracciano le prime basi nell'Ottocento e anche a Roma, con fulgidi esempi come quello di Cristina Trivulzio di Belgioioso, che si prodigò per l'assistenza ai feriti durante i combattimenti, per la difesa della Repubblica Romana nel 1849. Nel tempo la capitale d'Italia si è sempre più legata all'operato delle Croci Rossine. Durante la Prima Guerra Mondiale, su volere della regina Elena, alcune sale del Palazzo del Quirinale vennero adibite ad ospedale militare, assumendo la denominazione di ospedale militare numero 1. Così avvenne anche per Palazzo Margherita, oggi sede dell'ambasciata degli Stati Uniti d'America, che ospitò un secondo ospedale militare per gli ufficiali su volere della regina Margherita. Roma ha ospitato la sede dell'Ispettorato Generale prima e nazionale poi del Corpo delle Infermiere Volontarie per questi lunghi 110 anni. Infatti, anche se le Croci Rossine provengono da tutta Italia, Roma può definirsi la città che ha dato i natali ad una delle più grandi espressioni di umanità dell'era moderna, il corpo delle infermiere volontarie. E per questo motivo, per rendere omaggio alla storia di questo corpo, alla grande importanza che questo corpo ha per Roma, ma per tutta l'Italia, noi chiediamo un impegno alla sindaca e agli assessori competenti a voler attivare ogni opportuna verifica per ricordare questo legame storico, morale ed etico tra la città di Roma e il corpo delle infermiere volontarie, lasciando una traccia documentale ai posteri attraverso una targa o una dedicazione in un luogo simbolico della capitale d'Italia. Un chiaro esempio, aggiungo, affinché la storia del passato si riproponga, non sia solo dimenticata nei libri di storia, ma sia da esempio, da monito, come è stato più volte ricordato negli interventi, affinché si pensi a creare un futuro che sia di pace, che sia veramente un futuro utile, diciamo, per tutti noi, per le generazioni future. Grazie. Grazie consigliera.